Emilio Fede ha quasi 90 anni, cari amici. È stata una delle presenze televisive più potenti d'Italia. Era amico di Silvio Berlusconi, è stato direttore per tanti anni del TG4, il TG4, Fininvest, Mediaset, Silvio Berlusconi. Poi ha avuto da dire con Silvio Berlusconi, se n'è andato in pensione, poi ha avuto una condanna e questa condanna prevedeva che egli non si poteva spostare da un certo posto. Invece da tale posto si è spostato per andare a mangiarsi una pizza a Napoli e dentro la pizzeria sono entrati i gendarmi. Lo hanno rimproverato. Beh, i particolari sono in un articolo che io vi metto come link nel riassunto di questo video. Beh, dei delitti e delle pene, cari amici, dei delitti e delle pene. In uno stato davvero giusto, e ci sarebbero anche delle pene giuste. Ve lo dico io qual è una pena giusta, la pena giusta. Una pena che aiuta il soggetto a redimersi. Uno si può redimere soltanto leggendo questa opera storico-mitologica, capito? Per cui Emilio Fede, che ripeto, ha quasi 90 anni, e le cose le avrebbe capite meglio se a lui fosse stato imposto di leggere, rileggere e rileggere in continuazione questa opera dovrebbe essere adottata dallo Stato, dovrebbe essere adottata dallo Stato e distribuita gratuitamente in tutte le carceri italiane, capito? In tutte le carceri italiane, in tutte le carceri dei delitti e delle pene, cari amici. Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene. In tutte le carceri italiane dovrebbe entrare quest'opera, capito? Beh, insomma, leggete la notizia. Emilio Fede ha quasi 90 anni. Dei delitti e delle pene, dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.